Buonasera ragazzi, bentrovati. Una promessa è una promessa. E quindi si inizia. Si inizia con un gioco che non ho mai giocato. O meglio, non ho mai vissuto nel vero senso della parola, perché ho fatto solamente l'inizio e non ho più giocato. E mi hanno detto che è bello. Mi hanno detto che mi sono persa comunque una perla, quindi perché non recuperarla, mi son detta. E quindi eccoci qua. Eccoci qua, cominciamo questo percorso insieme. Spero che mi si senta abbastanza bene. Spero che tutto sia in ordine, mentre le note della fantasia finale ci accompagnano. E per il resto direi che possiamo cominciare un nuovo gioco. Ovviamente ragazzi, vi invito a non fare nessun tipo di spoiler, perché per me è una blind run, quindi chiunque verrà sorpresa a fare uno spoiler verrà autobannato. Sappiatelo questo, mettiamo in chiaro sin da subito questa cosa e andiamo. Nuovo gioco. Vediamo che cosa ci aspetta. Allora, inizia il gioco con l'attuale configurazione. Vediamo un attimino. Opzioni, vibrazione on, vibrazione immagine, sì, sottotitoli ovviamente, visuale verticale standard, orizzontale va bene, rotazione automatica della telecamera, ok, velocità accelerata, ok, lasciamo così. Pulsante di conferma, la A, in questo caso sto giocando da Nintendo Switch, quindi ovviamente la A, che equivale al cerchio. Dialoghi in giapponese, sì, giappo, andiamo di giappi. Sottofondo musicale nuovo, va bene, volume va bene, effetti sonori, dialoghi, ok. Possiamo andare, adesso iniziamo per davvero. この後、アルケイディアが陸・空双方からの同時攻撃を開始すれば。 ナブディスが落ちた。 何? 父は… わかりません。 ラスラ様。 ナブディスが落ちたとなると、 アルケイディア軍のダルマスカ侵攻を妨げるものは何もありません。 奴らが国境に達するのは時間の問題です。 ルビナには私が行こう。ご一緒させてください。
ルテアの加護をそなたらに。ありがたき幸せ。Comincia malissimo se fai l'affante, se non mi sta piacendo già. Mi muore già il belloccio, no dai. Grazie Final Fantasy XII, già ho le prime lacrime agli occhi. Ti ringrazio tantissimo. Rasura Heios Nabradia Denka no senshi wa Darumasuka Ōgoku o mimatta higeki no hitotsu ni suginakatta. Oujo Aashe Denka no kekkon ga motarashita kibou wa ushinaware, Darumasuka wa jidai no aranami ni nomare you to shite ita. 東のアルケイディア帝国と西のロザリア帝国がイバリースの覇権を争う戦乱の時代、アルケイディア帝国は西方進出の第一歩としてナブラディア王国を侵略。ラスラ殿下の祖国は豪華のもとに滅び、ついで帝国の侵攻を受けたダルマスカも同じ運命をたどりつつあった。ナルビナ城塞における敗北で
ダルマスカは戦力の大半を失っていたのである。忠勇なるダルマスカ騎士団は反抗を試みたが、圧倒的に優勢な帝国軍に抗しうるはずもなく、ほぼ全滅に追い込まれた。やがてアルケイディア帝国は和平案を提示、事実上の降伏勧告であった。我が旧友ダルマスカ王ラミナス陛下はやむなく降伏を決断。和平協定に調印するため帝国軍占領下のナルビナ城塞へ向かった。だが陛下が王都ラバナスタを立った直後、わずかに生き残ったダルマスカの騎士たちは不穏な情報を察知する。和平協定調印式において国王暗殺の策動あり。Rassicurante. Molto rassicurante. Addio. Daccio. だから言ったんだ、足でまといだってな。そんな言い方はよせ。みんな好きで戦ってるんじゃない、祖国を思えばのことだ。立てるか。レックス、レックスです将軍。そうか、レックス。見たところ外傷はない、軽い脳震盪だろう。さあ立ち上がるんだ。Ah, siamo in mezzo allo sfacelo, cominciamo così. Lex. Hai, dai, giovane des. Lex, kimi wa nansai da? 17 sai des. Sou ka. Ryoshi. Chichi to haha wa shinimashita. 2つ下の弟がラバナッサにいるだけです。すまないな。君みたいな若者にまで剣を取らせることになって。いいえ。祖国のためです。父や母、多くの同胞のために。急ぐぞマシュ、おしゃべりしてる暇はない。奴らが集まってくる前に何としてでも陛下のもとへ行かねばならん。ああ、分かっている。ジャカー、あそこだ。ボスら行け、ここは俺たちが食い止める。エッセニョヤッパ。Vabbè, questo è l'Auron della situazione, abbiamo capito. Aserna Rex. Avatezu yukkuri yareba dekiru. Ikuzo. Ci si muove? Oh. Rex, devi sempre stare allerta. Usa beh per guardarti attorno. Ora assicurati che non ci siano imperiali. Forza, prova. Va bene. E questo è per girarci. Wow. Ok. Usa L per muoverti. Rex, per camminare o correre. Cammina o corre in base alla situazione. Ah, dovrebbe essere tipo il loro d'accordo o affermativo. Ok, perfetto. Quindi lo vedremo spesso, diciamo, fra le truppe di questa nazione. Ce la fai? Prova a venire fino qui. Ma va? Ce l'ho le gambe. Allora, aspettate, però devo controllare. Qua non mi posso fare controllare niente. Non posso controllare niente. Prima voglio controllare. Signor, come ti chiamo? Non ci sta un Capes? Veramente non ci sta un Caps? Vista che questo è proprio infimo e crudo tutorial che non ti fa provare niente. Allora, vediamo, questo non ci parla. Ovviamente dobbiamo andare da lui, va bene. Abbiamo intuito. Lo vedi questo segno sopra la mia testa? È l'icona che contraddistingue ogni persona con cui puoi parlare.
va dal soldato vicino al cancello e prova a parlargli premendo A. Bene, ma io se voglio parlare con te? Lo vedi questo segno sopra la mia testa? Vabbè, sempre stesse cose. Vabbè, andiamo dal signorino. Un attimino che vedo. Dovrebbe rimpicciolire un pochino la tipina a sinistra, copre le scritte. Vabbè, Ash, questo è i nomi li conosco. Conosco più o meno tutti i nomi di tutti i personaggi almeno principali del party. Comunque, Fran, Baltiel, Bash, Ash conosco. Conosco anche Van, so chi è Rex in questo momento. Ma semplicemente perché... giocando anche a Dissidia un po' sono andata a conoscere anche i personaggi, ma non so la storia, io so solamente che fine fa Rex, sappiatelo, perché mi era rimasto particolarmente impresso. La vita è troppo preziosa per sprecarla, Rex, metticela tutta, ma non fare l'eroe. Tuo fratello sarà felice di sentire i tuoi racconti alla banastre. Ascolta il capitano e ce la faremo. Non me lo potete dire, ce la faremo in questo periodo. Non lo voglio più sentire, ce la faremo. Entreremo nella fortezza da questo cancello, sbrighiamoci. Va fino al cancello, istruzioni. Ok. Vedi il punto esclamativo sopra di te? Compare se ti avvicini un po', se ti avvicini alla porta, un interruttore, un oggetto e così via, un po' come Final Fantasy 9, insomma. Se vuoi capire meglio di che cosa si tratta, avvicinati ulteriormente e vedrai un'indicazione. A questo punto premi A. Comunque sì, sto vedendo che la signorina mi copre un po' la scritta. Non pensavo, vedremo di sistemare la prossima live. Facciamo una prova, apri il cancello. Anche se comunque ve le leggo le cose, quindi... Il primo spoiler che non ti faremo è che non ci puoi arrivare se vai in blind e bugerba. Ok. Ovviamente se vi chiederò indizi, comunque suggerimenti, ve lo chiederò io. Così evitiamo spoiler di sorta. E ora dobbiamo respingere ogni imperiale che ci separa dal re. Da questo dipende il futuro di Dalmasca. Concentrati sui nemici che avanzano, Rex. Penserò io a coprirti le spalle. Sì, diciamo che la parte del movimento potevano evitarsela abbastanza, anche se il pre parla con Tizio Caio. Ehi, puoi interagire con quella porta. Bastava solamente uno schemino e andare. Però vabbè. Va bene così. Premendo X e poi aprire il menu principale. Domanda, ma hai visto chi sono i PG? Sì, conosco i PG, ma perché vi ho detto, io ho giocato pochissimo Final Fantasy XII, ricordo vagamente di essere arrivata appunto a Rabanastre, quindi dopo il tutorial e poi ho staccato. Conosco i PG perché un pochino l'ha giocato mio fratello, quindi appunto so chi è Fran, so chi è Baltiel. Non so esattamente che tipo di carattere abbiano, che storia hanno. Questo sì. Io parlerò a Bambera solo per build, suggerimenti su armi, accessori e roba nascosta del tipo oggetti. Perfetto, Ber, questo mi sta bene. Ah, una cosa, si prepari al farming per prendere le ricette. Ah, che bello il farming, sì sì. Dal menu principale puoi controllare l'equipaggiamento e l'inventario. Allora, ehi. Ok. La linea rossa è la traiettoria del bersaglio del nemico. Attento, sei sotto tiro. E vabbè, fino a qua. Ci vogliamo sta. Se un nemico ti ha preso di mira, la linea è rossa. Se tu prendi di mira un nemico, la linea è azzurra. Se compare una linea rossa, il nemico è vicino. Ok. Se non lo vedi, usa la visuale e guardati intorno. Quando hai trovato, premi A per aprire il menu di battaglia. Ok, seleziona attacca, prendi di mira il nemico e avvicinati usando il comando L. L'attacco continua finché non l'avrai sconfitto. Perfetto. Puoi cambiare bersaglio e azione in ogni momento. Se gli HP diminuiscono, premi A. Seleziona oggetti dal menu di battaglia, quindi usa una pozione, sperando di non doverne usare. Dopo aver utilizzato un oggetto, tornerai automaticamente all'azione rimasta in sospeso, ma non dovrai inserire di nuovi comandi. Rex, so che ce la puoi farcela.
soprattutto. Ok. Eia. Ok. Bare. È morto, ok. Allora, abbiamo detto con X abbiamo il meno. Oh, ok. Status, beh, un po' una merdina. Vabbè, è giusto. Oh, abbiamo energia e thunder. Ok. Inventario, non penso che noi abbiamo qualcosa. Ovviamente magie, questo. Oggetti, pozione, gran pozione, armi, spada di Mithril. Ma se gliela voglio equipaggiare? Aspetta. Allora, così è equipaggiata. Giusto? Aiutatemi. In uso uno, sì, perfetto. Cetra. E questi sono tutti quanti fatti, ok, sì, ok. Opzioni le abbiamo già viste, quindi non ha senso. Quindi andiamo. Let's go. Qua si può aprire? Ovviamente no. È un corridoio questo. Subodoro boss. Già. Allora, boss time. Allora, è una macchina, quindi penso che il thunder dovrebbe fargli un fracco di danni. Appunto. Rifarà sempre la stessa cosa? Se io... no. Vedo che non sta caricando niente. Ok. Ok. Ah, ok, devo dare di volta in volta io la... ai. Questo è mio. Grazie. Vabbè, giustamente. Grazie, mi curano loro, giustamente mi dicono aspetta, impara a giocare prima. Simo, domanda stupida, facciamo il completismo, ma ovviamente sì ragazzi, ovviamente sì. Io per quanto sia blind conto di giocarlo per completarlo bene, ovviamente. Rex sta morendo. Ah! Che cos'è la mossa speciale? La voglio far pure io. Allora. Più avanti potrà metterlo in automatico. Ok, perfetto. Apoteosi, no, quello è il final flash. Vabbè, sì. Allora, attacca. Se non c'è bisogno di fare. Allora, per il momento è abbastanza semplice. Poi voglio vedere quando sarà. Ah no, nessun bersaglio. Perché nessun bersaglio? Ah, perché l'hanno fatto. Voglio vedere poi quando ci saranno i veri mostri quanto di strategico c'è, perché così è un pigio e basta. Orientarsi nella fortezza non è facile, il navigatore in alto a destra sullo schermo potrebbe non essere sufficiente. Ok, in caso di incertezza usa meno per consultare la mappa, in questo modo comparirà la mappa della fortezza che ti ho dato prima. Se preferisci andare con i piedi di piombo, premi L e potrai tenere la mappa sempre aperta mentre ti muovi. Gli strumenti non ti mancano, scegli tu cosa fare. Va bene. Grazie, Bash. Lei è troppo simpatico. Bash. Asra! Dove sei? Masaka Asra-shogun made. Baka na koto o yuu na. オースラはこれまでいくつもの視線をくぐり抜けてきた勇者だぞ。こん
なところで死ぬような男じゃない。一刻も早く陛下を助けし、ここを脱出せねば。陛下はご無事でしょうか。無条件での降伏を飲むんだ。調印式が終わるまでさすがに手出しはできんさ。でも調印式が終わっていたら、行くぞ X。 ok, allora non è facile orientarsi, ha detto il tizio tiziante, quindi noi cerchiamo di sfruttare l'orientamento che abbiamo per controllare ogni anbratto. Qua non c'è una beneamata, perfetto. Qua c'è un nemico. Ehi! Ciao amico! No, 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 basta, no! Stavo per combattere, era Pekshpi quella. Arriveranno molti soldati, ma non è necessario sconfiggerli tutti. A volte battere ritirata può essere la scelta più saggia. In questi casi tieni premuto ZR per fuggire, che sarebbe questo effetto. E ricorda che evitare una battaglia inutile non è assolutamente una vergogna. Sì che lo è, qua Pekshpi cadente non ne vogliamo. Ok. Ah, ma l'ho ammazzato, cioè non mi sta dando neanche il tempo di attaccare. Vabbè, quello è sgrabo, è Dio praticamente. Oh, oh, una pozione. C'è altro? C'è altro? Poi mi sa che è una sala di ritrovo per cavalieri. Non so dove devo. Ah, stanno andando tutti di là, quindi la strada giusta è quella. Andiamo da questa parte. Con Obashda. Esatto, è sgravato. Perché sei così sgravato? Io voglio imparare a combattere. Cioè guarda, non posso fare niente. Non ci arriva a fare. Non ci arriva a fare nulla. Lascia tutto, aiuto. Ho dato un colpo, davvero, ce l'ho fatta. Ah, là c'è una... ok, bisogna andare di là, quindi andiamo da questa parte. Bash, vieni qua, visto che vuoi essere una prima donna. Ah, mi ha bloccato sto stronzo. Vabbè, ci hanno pensato loro. Ok, io... È un po' casinista sta telecamera in realtà, non mi ci sto trovando benissimo, però forse è giusto farci l'occhio. Una pozione, ok, va bene. Qua ci si può andare, ovviamente no. Mi diceva che era complicata questa mappa, oh madonna, Bash. Ora devo rivedere solo quando si sbloccano le varie missioni secondarie. No, qua c'è no. Ci ha pensato Bach. Qua non si può dire. Da questa parte ci possiamo andare. Antiumo. Allora, questo cristallo ho idea che ci farà salvare la partita. Però prima di salvare la partita io voglio controllare. The controlling is important. Non c'è niente. Rex, questo che vedi è un salvo cristallo. Ma va? Per salvare il lavoro fatto avvicinati ai premi A. Toccando uno di questi cristalli inoltre ripristinerai tutti i tuoi HP e MP. Dio sia lodato. Puoi anche recuperare MP camminando o correndo, ma ci vuole tempo. Questa è perciò un'occasione per rinvigorire te e i tuoi alleati. Praticamente noi quando faremo l'allenamento dobbiamo essere vicini a uno di questi. Perfetto. Avrei ancora parecchie cose da dirti, ma dobbiamo andare. Imparerai sul campo di battaglia. Vedrai che andrà tutto bene. Mi fido di te, Bash. Bash! E ora presto. Dobbiamo raggiungere Sua Maestà prima che sia troppo tardi. Finirà male questa cosa. Finirà molto male. Voglio salvare, sì. Incominciamo a salvare. File inutilizzato. Yes. Perfetto. Cominciamo. Bisogna capire chi è che ha raccontato la storia all'inizio.
perché qualcuno di vicino al re a quanto si è intuito. Non c'è niente a terra, no? Andiamo. No! Fa che onore cosa? No! Dai! Ah, ok, no, si possono ammazzare abbastanza easy peasy, pensavo peggio. Bravo, Rex! Picchialo! Menaie! Non mi sono mossa perché tanto lo sta facendo. Perfetto, vabbè, ok. Pensavo peggio, allora. La posso usare la magia bianca mentre sì. Curiamoci. Yes. Like. Allora. Menaie, Rex, Menaie. Allora. Qua non c'è niente, quindi dobbiamo obbligatoriamente andare di qua. La prima, in realtà due missioni secondarie saranno attivabili appena vediamo la tabella delle licenze. Questa è un'ottima cosa. Le faremo senz'altro, ragazzi. Qua non c'è assolutamente una cipigna. Non c'è niente qua. A parte dei fiori, quindi siamo vicini alla sala del re, immagino. それなりの主権を残そうと努力していたんだ。それもすべて将軍君のせいで台無しだ。我々は帝国に屈しない。ダルマスカの民はさぞかし君を恨むだろう。将軍を連れて行け。 Non me lo ricordavo che era lui però che lo ammazzava. Non me lo ricordavo questo piccolo dettaglio proprio importantissimo. Wahei no michi wa tatare, shinkou o saikai shita teikokugun wa ou to Rabanasta ni sematta. Darumasuka no meiun wa keshita no de aru. Mohaya teikou wa muimi de atta.
サルスジから入手した情報に基づき、私はダルマスカ国民へ呼びかけた。徹底抗戦を唱え、ラミナス陛下を暗殺したバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍は大逆犯として処刑された。未だ戦いを望む者は将軍の同類である。ダルマスカを滅亡へと導く恥ずべき反逆者である。真の愛国者よ、剣を捨て祈りを捧げよ。平和を望んだラミナス陛下の慈悲深き魂に、okay. そしてまた祖国の敗北を嘆いて自ら命を絶ったアーシェ殿下の誇り高き魂に、王家を失ったダルマスカはほどなく無条件降伏を受け入れた。Comincia proprio male questo Final Fantasy, ragazzi, è pesantissimo. Mamma mia. Dove siamo? A Rabbanastra. C'è un toppettino. E qua abbiamo il nostro protagonista. あと3匹か。よし、全部片付けてやる。E puliamo, ammazziamo i topettini. Ammazziamo i topettini, ratto mannaro, sì. Vieni, ratto. Ai, bastardo. Dove cacchio è il ratto? Dove se n'è andato il ratto? Niente. Ok, e uno è andato. Non c'è un modo per parare, eh? O per schivare l'attacco. Due consecutivi, perfetto. Quindi sono tre in tutto. Eccolo là, l'altro ratto di me. Vieni qua, ratto mannaro, vieni, vieni, ratto mannaro, vieni. Ok. Ora lo fai in automatico, perfetto, ottimo. これなら、でかいのが出てきても平気だよ。もう砂漠の魔物と戦っていいかもな。じゃあ、今日はこれぐらいで上がろっか。こいつはミゲロさんの店に戻れば、なんか仕事があるんだろ。いっけね、忘れてた。ねえ、番人もおいでよ。今日は忙しいみたいで、いっぱい仕事がありそうだよ。俺は別の仕事にしとくよ。ここの鍵かけ直しといてくれ。勝手に入ったのがバレたらミゲロさんに叱られるからさ。 OK。 Benvenuti a Rabbanastra, capitale regno. Io due anni dopo, appunto, ルーガルマスカーの出身とせい。なんだ、何か言ったか。そのお題を。お題だと。いえ、いいんです、いいんです。どうぞどうぞ、持っていてくださいまし。やめておけ。今日は騒ぎを起こすな。ごめん。 気をつけろ、小僧。おっ、シャッ、やられた、それだ。なんだと。<笑>え、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 
何すんだよ。何すんだじゃないわよ。また盗んだのね。
捕まったらどうするつもり？みんなバンのこと頼りにしてるのよ。捕まったら面倒見れなくなっちゃうじゃない。やめてくれよ。俺はリーダーじゃないんだぜ。俺たち孤児は誰にも頼らず生きていかなきゃいけないんだ。それはパンネロ、お前だって一緒だろ。おい、何してんだよ。それは俺のもんだぜ。この金はもともと俺たちダルマスカ人のもんだ。盗んだのは帝国なんだから、帝国の奴らから取り戻すのは俺たちの使命なんだって。バンのセリフよね。パンネロ、言ってることとやってることが矛盾してる。これは先週渡したパン代よ。私がミゲロさんのお手伝いしてるからってバンのパンまでただってわけじゃないわ。俺だっていつまでもこんな生活。俺はいつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。その夢を叶える前に牢屋行きにならないといいわね。うん。後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。Ok. Dirigiti verso il segno luminoso sulla mappa d'orientamento e troverai altre indicazioni come questa. Ricordati di consultarla. Cosa vorrà Michelo? Dovrei andare al suo negozio, però non prima di aver esplorato. Allora, vediamo un attimino che cosa avete scritto. Allora, cioè dovrebbe essere in base alla tua destrezza, perciò ti conviene avere un tank in squadra, ma uno non può non avere voglia di viverci qui. Oddio, sotto questo impero così stronzo non ci vivrei neanche io, sinceramente. E qui il mio cuore di 12 anni, di 12 ha fatto 40 giri mortali, 46 giri mortali, 12 anni, mi sono innamorato di GDR. Ok, to dream of being a sky pirate. Ok, sì. Diciamo che in questo momento Van, scusate, ogni volta che rimane in stand-by che rimango ferma fa questo giochetto. È stata aggiunta la voce mappamondo al menu principale. Ok. Prima dobbiamo esplorare. Quindi diamoci da fare, questi non ci si può parlare. Chi si vede? Ho sentito che ti diverti ad alleggerire i soldati, eh? Ma sta attento, è pericoloso, e non fare preoccupare Penelo e Michelo. Penelo e Michelo è uno scioglilingua. Quanti soldati ci sono oggi? Che si credono di essere? Li detesto. Se diciamo che la situazione non è bella, però mi sa che da quella parte si va effettivamente da... Dove dobbiamo andare? Io vorrei un attimino... Ah, ok, non ci possiamo andare. Non posso tornare da quelle parti per adesso. Vabbè. Ci sono quei due in agguato pronti per farti il colo. Quindi andiamo avanti. Ok, andiamo da qui. Michelo, my two, second boy. Che cos'è questo piccirillo? Ehi, non ti interessa sapere qualcosa sulla storia di Labanastre? Ovviamente non è gratis, anch'io devo mangiare. Facciamo un Will. Dai, racconta. 2 anni fa Labanastre è stata sconfitta. Da allora noi residenti abitiamo sottoterra e la città è in mano all'esercito. È amministrata dall'impero e a comandare è il console, che sarebbe quello che arriva oggi. Ecco perché ci sono tante guardie. Questa è in breve la storia di Labanastre. Imparerò nuovi episodi, vieni ad ascoltarli se porte, faccio il tipo per te. Va bene, bimbo. Va bene. Allora... Oggi non si può proprio stare in città, tutti questi soldati poi non li sopporto. Mi raccomando, che resti tra noi. Sono andato al negozio di Michelo e mamma mia che confusione, Michelo non stava fermo un attimo. Buonasera Vale, ben trovato. Ti sei perso l'introduzione del gioco. Allora, dobbiamo andare, penso, lì. Penso.
anche se sembrano tipo negozi. Da quella scala non si può passare, per un po' non si potrà andare nella città bassa. Sarà anche un giorno speciale, ma questo è troppo. L'accesso alla città bassa resta vietato finché la cerimonia non sarà terminata. Non passa nessuno, neanche i residenti, quindi da questa parte non ci possiamo andare. Perfetto. Dalla strada vedrai dei tavolini sistemati fuori. Lì c'è la taverna del Mare di Sabbia e il negozio di Michele nella direzione opposta. Perfetto. Sto interrogando questi due, vattene. Fa un culo strano, sembra... Sì, da parte. Magicheria Yuri? Devo trovare... Vabbè, per il momento non mi sta facendo fare una cippa lippa di nulla, praticamente. Ciao, Van. Hai visto quanta gente? Quasi quasi provo la tecnica che mi hai insegnato. Ok. Io però voglio... esplorare tutto. Questo ci abbiamo parlato? Michele sì che è un banga in gamba. Ok, questa razza si chiama banga. Gestire un negozio non è da tutti. Vorrei tanto fare la fortuna come lui. Questo ci abbiamo parlato. Questo. Sono passati 2 anni dal suicidio della principessa e Rabanasta è diventata una città dell'impero. Non che la cosa mi dispiaccia. Allora. Vale, pronta a vedere come sono diventato innamorato di GDR. C'è una wipe con le scaglie tra poco. E Automod su è un altro pianeta. È su un altro pianeta. Vabbè sì, l'Automod è sempre su un altro pianeta. Tu? Michele organizza il banchetto per il console. Sai, tutti mi chiedono dov'è il suo negozio. Ah, per giunta dobbiamo organizzare... Dobbiamo organizzare pure il banchetto del negozio. Qua non mi fanno entrare. Devo trovare Michele, vabbè. Per il momento proprio Final Fantasy XII ci sta dicendo: ehi, vai da Michele. In giro sono tutti agitati per l'arrivo del nuovo console. Chissà com'è. Un pezzo di... Oh, Moguri! Vive i Moguri, ragazzi. Va bene, qua c'è l'armeria. Amico, oggi hanno tutti da fare. Kate e Penelo aiutano Michele. Io, il mio lavoro comincia ora. Farò un sacco di soldi e mi comprerò un'aeronave. Ti ci farò fare un giro se vuoi. Tutti che vogliono le aeronavi. Ah, è lui Michele, ok. No, ho sbagliato allora, devo andare dall'altra parte. Oh, ma... Matto taya. Michele-san, kumatta koto te? それがな、砂漠の街道で一騒動あったようで、昨日町に着くはずの運び屋がまだ来んのだ。おかげで今夜の祝宴に出す食材も届きゃしないんだよ。分かった。俺が運び屋を探しに行くんだな。何を言うんだい。砂漠は魔物だらけだ。そんな危ない仕事をさせられんや。食材の方は境亭の戸間地が何とかしてくれることになっとるんだ。境亭まで取りに行けって？ それをカイツに頼んだんだよ。なのにあのこと来たら、行ったっきり戻らんのだ。私は店を離れられんし、パンネロにも別の用事を頼んである。すまないが、境亭へ一っ走りして、カイツを呼び戻してくれんかね。つまんない仕事だな。まあまあ、そう言わずに、一つ頼まれておくれや。 Ah, è palesemente un rettile, ma ha degli occhi dolcissimi sto tipo. Allora. Non si nota tanto, ma questa stradina porta alla piazza delle porte, quella con la fontana. Se vuoi lasciare la città devi uscire da una delle porte vicine alla piazza. Niente di più facile. Ok. Abbiamo ordine di arrestare qualsiasi provocatore, anche i bambini come te. Malevitina. In questa zona trovi tantissimi negozi, ricordatelo quando ti serve qualcosa. Lo terremo bene a mente. Allora, qua effettivamente è pieno di negozi che ci saranno assurdamente utili. Però noi dobbiamo muoverci da questa parte, perché io devo vedere che altro c'è. Questo ci abbiamo già parlato con Yomi.
Siamo proprio davanti alla taverna, ma ogni volta che passo da qui è una tentazione. Ma non posso, devo risparmiare. Ok, ora ci entriamo alla taverna, intanto controlliamo qui. Questo non ci parla, qua non ci possiamo andare. Ah sì che ci possiamo andare. Quartiere nord. Vediamo, intanto la taverna è là dietro. La città è tanto grande che anche gli abitanti usano la cartina per orientarsi. Non devi vergognarti, dai. Finché il console non sarà a palazzo, l'accesso alla città bassa resterà chiuso. Quindi da questa parte si va sempre alla città bassa. Ma ci siamo stati qua? No, non ci siamo stati qua. Secondo te cosa serve di più in battaglia? Secondo me è un giudizio preciso e obiettivo. Ci sono mostri forti e mostri deboli. Prima di attaccare analizza con calma la situa. E va bene. Scusate. Ok, questo è il mappamondo. Equipaggia, non puoi ovviamente equipaggiare un... Ok. Questa è una cosa ottima. Noi dobbiamo andare alla locanda, quindi possiamo intanto esplorare. Comunque ricordo ancora il mio 12° compleanno, che era al Media World con lo stand proprio in questa parte qui. 10 secondi dopo avevo già la mia copia alla cassa a lanciare euro in faccia alla commessa. Mi faccio lo scontrino subito così posso andare nel Nirvana. LOL. È la prima volta che vengo qui, spero di imparare qualcosa sul Gambit, ok? Accidenti, sono un po' nervoso. Questo è un negozio specializzato in Gambit. Come saprai, il Gambit si può paragonare a un piano strategico prestabilito. Con il Gambit, infatti, il leader non ha bisogno di fare indicazioni ogni volta e le azioni di squadra sono più spedite. Voglio diventare un esperto di Gambit. Mi sembra che tu ne sappia ancora poco, ne riparleremo quando sarai più preparato. Abbi pazienza, stiamo sistemando e ci vorrà ancora parecchio. Ok, per il momento non ci possiamo andare qui. Usciamo. Ci spiegheranno a tempo debito. Allora, voglio andare da queste parti. Van, ogni volta mi sembra di vedere Rex e sono già passati 2 anni. Grazie per rimarcare proprio nella ferita con tutto il peso proprio. Ci sono soldati ovunque, in questi casi è meglio starsene tranquilli. La va bene. Parli? Dopo la parata ci sarà il banchetto, fanno davvero le cose in grande. Smetti di gironzolare, dai fastidio, se continui finisce con un fermo. Figlio mio, io devo esplorare. Parlare con te, grazie. Non voglio assistere alla parata, mi farebbe ricordare il matrimonio della principessa. Sia il principe che la principessa sembravano così felici. Poi invece devo dire che la scena in cui Ash piange il principe è toccante, veramente toccante. Sai di quelli contro l'impero, no? Tutta questa sorveglianza è anche per loro, per tenerli lontani. Vabbè, c'è una resistenza sicuramente. Tu chi sei? La sorveglianza speciale durerà fino alla fine della cerimonia. L'accesso ad alcune zone della città è vietato. L'avevamo notato, figliolo. L'avevamo purtroppo notato. Oggi siamo in sorveglianza speciale. Potrà sembrare eccessiva, ma abbiate pazienza finché c'è la parata. La banassa è bellissima. C'è un'atmosfera diversa dalla capitale dell'impero. E io mi sono adattato con l'abbigliamento. Per un po' non si potrà uscire dalla città. Io non ci perdo niente, perché tanto non devo andare da nessuna parte. Se vuoi saperne di più, va alla piazza della Fontana. La raggiungi dal negozio di Michele. Perfetto. Tu? Dopo la parata ci sarà il banchetto a palazzo. Chissà che piatti, tutta roba che io non assaggerò mai. Fui. E beh, siamo dei poveracci qui. Mi dispiace, non compro niente, sono in servizio. Ok. Ok. Comunque sto notando che tutti quelli che hanno il punto esclamativo qua. Vuoi entrare? Sai cosa ci vuole? Allora niente. Allora non ce l'hai? Allora niente da fare. Ah.
La porta è chiusa, ora non si può entrare, va bene. Ah, posso leggere, sembra l'insegna di un negozio. Se devi prendere una brutta strada, prendila subito, così poi ti acciuffo e mi becco la taglia sulla tua testa. Ah, grazie, approfittatore del... Era questo che mi ha detto questa cosa. Arrivo dal bazar, sono passata da quelle scale, spese, sì, e con che soldi? Speriamo di racimolare qualcosa con la parata. Torna qui subito dopo le licenze, va bene. Io sto esplorando, ragazzi, per il momento. Ora andiamo avanti un pochino, eh. Però è così che si gioca un Final Fantasy, bisogna esplorare. Ti ho visto, sai, mentre derubavi il soldato. Lo farai per sopravvivere, ma è pericoloso. Anche Rex ti sfiderebbe. Forse non ci crederai, ma da giovane ero un avio pirata. Ho lavorato come un matto e alla fine mi sono comprato un'aeronave, vecchia ma bellissima. Che bei tempi. L'esercito ha bloccato tutte le porte, così il nervosismo è alle stelle. Non si sentono altro che lamentele. Ok, infatti sto sentendo un po' di casotto potto. Benvenuto al bazar Misir, tanta bella merce. Con chi non guarda si pente. Il solito lavoro, non impegnarti troppo, ci sono molte guardie, non vorrei mica farti acciuffare. Va bene. Va bene. Devi passare. In questo bazar ci sono molte cose rare e interessanti per uno che fa il mio mestiere. Sono venuto apposta dal deserto est di Dalmasca. A proposito, ho sentito che nel deserto c'è un mostro con la testa rossa. Mi è andata bene allora. Mi sa che questo qua sarà... sarà qualcosa da fare. Spezie di Bancur. Compra un po' di spezie. Non si vende più come una volta. Così per migliorare le vendite ho ordinato della merce nuova. Speriamo bene, se no dovrò chiudere. Mi prendo un colpo solo a pensarci. Non è proprio il momento per parate e banchetti. Però un mercato grandissimo. Almeno nel bazar l'impero ci concede un po' di libertà. Senza un posto così, altro che frustrazioni. Avranno pensato di darci un contentino. Ihihi, sapessi che roba c'è qui. Però non è roba per te. Devi essere socio, si sa. Che belle queste rime. Allora. E bravo Michelo. È lui responsabile del bacchetto di stasera. Che invidia, devo darmi da fare anch'io. Non pensavo che la banastra fosse così bella. Un affascinante snodo commerciale, esotica direi. Molto bello il clima. Ragazzo, notizie sui ricercati? Se non sai di cosa parlo, allora dai un'occhiata alla bacheca della taverna del mare di sabbia. Ci stanno gridando di andare lì. E noi ci andremo presto. Sto facendo da galoppino per il capo, tornare subito indietro è troppo scontato, così faccio con calma per farlo arrabbiare. Bravo, complimenti. Sai, c'è un servizio utile per muoversi in città, ora è sospeso per motivi di sicurezza, ma tra non molto dovrebbe essere di nuovo disponibile. Ehi, Ivan, va bene che ti piace rischiare, ma fregare un soldato mi sembra un po' troppo. Ti ricordi quando facevi dispetti da piccolo e Rex ti sfidava? Quanto tempo è passato? Madonna mia, che brutta cosa. Meno male che qui ci sono pochi soldati. Io li odio, sono così arroganti. Non hanno niente della gentilezza dei cavalieri dalmaschiani. Ovviamente qua si va... dove? Da nessuna parte, quindi siamo chiusi, dobbiamo tornare indietro. Molto grande la banastra, devo dire. Molto, molto grande. Fortunatamente sto riuscendo anche un minimo a orientarmi con la mappa. Allora, qua in zona ci torneremo molto spesso quando faremo le cacce. Perfetto, ottimo. Io mi sa che... arriveremo penso al banchetto, perché
ovviamente alle 6:30 stacchiamo da live, quindi mi auguro di arrivare al banchetto, di finire la parte del banchetto e poi avere tempo di fare il resto. Però intanto voglio un attimino controllare se posso andare, non mi ricordo, da questa parte, ma non penso, perché se la città bassa è chiusa, tecnicamente a me da qua non mi ci fanno passare. E invece sì. Ah no, ma non devi andare alla taverna, guarda che sei nella direzione sbagliata, se lo sai è un altro discorso. Ah ok. Ah, ci posso andare allora qui? A esplorare, l'esploro lo posso fare della città. Vengo dal deserto est e sono entrato per un pelo. Quante domande però, un vero interrogatorio. Il mio amico è ancora fuori dalla porta est e mi sa proprio che si perderà la parata. La porta sud e quella ovest sono chiuse. Se devi uscire, va dalla porta est e mostra i documenti. Ma se non ti spieghi, chiude anche di là. Ok. Cosa vuoi? Cerca di non farlo spiritoso e di stare tranquillo. Ok. Dalla porta non si passa. Quanto odio questo lavoro. E perché lo stai facendo? Quindi io potrei uscire dall'altra parte, perché... Però devo mostrare dei documenti, a quanto sto capendo. Quindi io qua sotto non ci potrei andare, technically. Il console è preoccupato che troppe guardie mettono in disagio i cittadini. Dovresti essergli grato per il suo buon cuore. No, non gli sono grato. La porta è chiusa, di qui non si esce. Buono a sapersi, grazie. Buono a sapersi. Stai parlando? Ci hai parlato tu? Sì. Scendiamo per sicurezza. Ora Dalmasca fa parte dell'impero, ma sembra che qualcuno non l'abbia ancora capito. Il passaggio è bloccato, aspetta che finisca la cerimonia. Ok, quindi anche dall'altra parte sarà sicuramente bloccato, perché non vogliono farci passare. L'amico di sto tizio dopo ci darà un pacco che possiamo consegnargli per una piccola ricompensa. Di quale tizio? Indicami, perché sennò siamo persi. Qua ci sono tipi. Da qui non si passa, hai capito? Sparisci. Oh, ma che è? Andiamo alla taverna. Ah, l'amico di questo qua del mercante, dici, Ber? Del mercante che c'ha l'amico fuori a est? Ok, perfetto, ottimo. Sì, senso, lo so che devo andare alla taverna, era per esplorare un po', per capire un attimino anche com'è dislocata la banastra. Per prenderci un attimino la mano, quindi... Dobbiamo andare esattamente là sopra dove abbiamo la X. Andiamo ancora su. Ok, qua c'è la taverna. Ah, devo dire che... salve. Ma che carini i Mog! Adoro, adoro i Mog. Voglio un Moguri. Allora, continuiamo. Kora Kaitsu! Otsukai hori dashite nani shite run da? Mite mite, Bangi! Koitsu da yo! こいつのせいで品物が来なかったんだ。東の砂漠に出没？なんだこいつ。ヨーバン、お前も大塚いか。ミゲロさんも相当忙しいみたいだな。ま、帝国の執政官様を歓迎する宴を仕切るとなれば、用事は山ほどあるってわけか。歓迎したくなんかないけどな。それよりトマジ、こいつは？ああ。 困ったやつだよ。こんな魔物がうろついてるせいで運び屋の到着が遅れてあれこれ品不足でな。だからこうやって誰かに退治を頼んでる。やっつけたやつにはちょっとした報酬ありだ。へえ。
ミゲルさんのお使いより面白そうな仕事だな。そうだね、バンニー、やってみようよ。お前はミゲルさんに届けるものがあるだろ。早く戻らないと、困ってたぞ。いっけね、忘れてた。Hai capito, Van? Quelli che trovi nelle bacheche sono tutti annunci che chiedono di eliminare dei mostri, quindi praticamente le missioni secondarie. Sì, sono ricercati, proprio come quelli su cui pende una taglia, ma nel nostro caso si tratta di mostri nel vero senso della parola. Questo annuncio sul pomodoro smarrito l'ho messo io, quindi sono io il committente. Vuoi che ti spieghi meglio la faccenda? Sì, grazie. Cominciamo da come accettare i mandati. Sta attento, perché per ricevere la ricompensa non basta vedere l'annuncio e sconfiggere il ricercato. Prima di passare all'azione devi andare dal committente e stipulare il contratto. Basta dire: a questo mostro ci penso io. Ad esempio, io chiedo di sconfiggere Pomodoro Smarrito, quindi sono io il committente. Tu vieni, ci mettiamo d'accordo ed è fatta. Stipulate il contratto, ascolti le indicazioni sul ricercato, lo cerchi e lo sistemi. Poi fai rapporto al committente e ricevi la ricompensa. Semplice, no? Dopo ti dico come prendere nota dei ricercati, così quando ti servono delle informazioni le puoi trovare facilmente. Diario dei clan, del clan? Si è aggiunta la voce del diario del clan al menu principale. Prendi anche questo, per cominciare bene la tua prima sfida è un ricercato. Un'armilla, Tony. Ora come ora, però, non te ne puoi equipaggiare. Lo sai perché? Perché non hai la licenza. Le licenze sono una specie di attestato che dimostra le tue doti di combattente. Senza la licenza necessaria non puoi usare né armi, spade, archi e così via, né magia bianca, nera, eccetera, e neanche l'armilla tonica. Vuoi sapere cosa si deve fare a questo punto? Invece di perderci in mille spiegazioni, proviamo direttamente, d'accordo? Vai. È stata aggiunta la voce licenze. Allora, sul ricercato siamo d'accordo. Torna vincitore, per raggiungere il deserto mostra questa alle guardie. Ok. Per andare nel deserto esci dalla porta est. A missione compiuta, vieni a fare rapporto così ti do la ricompensa. Ok, queste sono le missioni secondarie, i boss, i mini boss praticamente. Prova ad equipaggiarti con l'armilla tonica, acquisisci accessori licenza 1 nel menu principale della voce licenze e se necessario cambia l'equipaggiamento in imbaggia. Attenzione, una volta scelta la scacchiera non potrai cambiarla subito, quindi rifletti bene, potrai cambiare le scacchiere delle licenze più avanti nel gioco. Tutto chiaro? Ok, sì. Basta? Sì, ho capito. Allora. Per usare le armi, le protezioni e le magie devi prima acquisire le apposite licenze. Sviluppa i personaggi in base al tuo particolare stile di gioco. Scegli tra le 12 scacchiere disponibili per acquisire le licenze e attribuire ai personaggi caratteristiche peculiari. Potrai cambiare le scacchiere non appena avrai accesso alla sede del clan. Allora, Mago Bianco Van, non ce lo vedo proprio, incalana la forza spirituale in magie di recupero e supporto. Lanciere in grado di trafiggere l'avversario dopo aver schivato un attacco tra i suoi tecnici di Samsara con cui cura gli alleati sacrificando i propri HP. No. Avio Esperto, tiratore scelto la cui arma da fuoco non perdona. Tra le sue tecniche a bocco con cui si rende momentaneamente amici gli avversari. Guerriero rosso, attacca con la mazza e ricorre alla magia sia occulta che bianca che nera. Guerriero corazzato, che usa sapientemente spada e scudo, diciamo di no. Monaco non ce lo vedo. Guerriero che combatte a mani nude facendo della propria forza l'arma migliore. Achille, mago spazio-tempo. Ok, distruttore, guerriero armato di ascia o maglio, intriso di potenza distruttrice universale. Tra le sue tecniche, falcia forza, che riduce la potenza di attacchi nemici. Arciere, guerriero che usa al meglio il proprio arco per colpire da lontano. Tra le sue tecniche, bracconaggio. Mago nero, che scatena attacchi magici manipolando gli elementi della natura.
samurai esperto di katana che ha rinunciato al mondo e insegna la devozione alla sua missione. Tra le sue tecniche è nottecidio, con cui colpisce affidandosi all'occhio della mente. Guerriero itinerante che colpisce con estrema agilità con la sua daga. Tra le sue tecniche pronto soccorso, con cui recupera l'HP di un alleato. Vabbè, è il cacciatore lui. Io Van avevo fatto samurai cacciatore, ma posso... Cioè, ora come ora ne scelgo uno. Sicuramente il cacciatore per Van, cioè ce lo vedo molto bene, Van essere un pochino poliedrico. Ma per il momento cacciatore, ma poi posso aggiungere un'altra classe, quindi possono avere ogni personaggio due classi, mi state dicendo? Perché se io per esempio... Ok, potrà prenderne due, ok. Quindi io comincio con il cacciatore per Van. Siete d'accordo con me? Guidatemi su questo perché non ho idea. Ok, cominciamo col cacciatore. C'è anche pronto soccorso che può essere utile, soprattutto adesso che siamo da soli. Sì. Guerriere di nera, vabbè, ok, bravo. Ok, allora. Recupera MP, licenza pronto soccorso, daga, protezioni leggere, armilla tonica. Quindi posso effettivamente fare questo. Ci vogliono 5 LP, noi ne abbiamo 6, quindi vediamo, siamo un pochino messi di merda. Per ora prendiamo l'armilla tonica, visto che è l'unica cosa. Ma la prima cosa che dobbiamo prendere è questo pronto soccorso comunque, eh. Dobbiamo prendere questo pronto soccorso. Però l'armilla. Voi lo sapete che le completeremo al 100% ste cazzo di scacchiere. Oddio. Mi ricorda vagamente la sferografia. Vagamente, perché qua mi sa che devi sbloccare passo dopo passo. Deve anche acquistarla, ok. Diario del clan. In questo diario sono registrate tutte le imprese da membro del clan. Puoi identificare i mostri sconfitti, ricavare nuove informazioni e trovare preziosi consigli per le tue avventure. Visto l'annuncio su pomodoro smarrito classe E nella taverna del mare di sabbia, ricevuto indicazioni sul committente Tomage, accettato il mandato, pomodoro smarrito si trova nel deserto est di Dalmasca. Bestiario, ratto mannaro. Che carino! Magi bestia. Varietà di magi bestia che, amando i miasmi delle acque putride, vive prevalentemente nei canali delle fogne. In passato, essendo considerato pericoloso per la possibilità di contagi, ha rischiato l'estinzione per derattizzazione, ma grazie al sorprendente miglioramento della capacità riproduttiva ha scampato il pericolo. Per questa sua notevole resistenza è oggi molto ricercato come cavia da esperimenti. Un po' come i topi normali, insomma. Carina questa cosa! Ah, questo è il covo segreto degli avi pirati che si animerà man mano che procederai nelle tue avventure e scopri come soddisfare le condizioni necessarie. Ok. Vabbè, questo ragazzi poi io me li vado a leggere con la mia calma. Quindi equipaggia. E... accessorio, l'armilla tonica. Quindi praticamente mi stai dicendo, Xanx, che io prima di acquistare la licenza devo avere l'oggetto che mi permette di attivare la licenza? È questo che mi stai dicendo? Nel deserto est hanno avvistato un ricercato, l'esercito però ha ben altro a cui pensare. Come va la vita? Io ho quel mostro del deserto che mi fa disperare. È possibile che nessuno lo faccia fuori, ci penso io. Tomage, cosa hai? Vuoi chiedermi qualcosa? Sì, sui ricercati. Vabbè. Vabbè, questo è quello che ci ha detto prima, praticamente. Ok. Va alla piazza delle porte e rivolgiti al soldato. Va bene, ok. È assurdo che si faccia una parata per il console. È solo una dimostrazione di forza da parte dell'impero. Maledetti. Maledetk.
sei già andata alla fontana, ci sono guardie e soldati ovunque. Sai perché vivo? Sarà perché vicino ci sono le porte. Potresti farci un salto, ci arrivi prendendo la viuzza di fronte al negozio di Miguelo. Vorrei uscire dalla città, ma avevano detto che dalla porta est si può, e invece non mi hanno lasciato passare. Possono passare solo gli addetti al banchetto, e non c'è ragione che tenga, maledetti soldati. Ops, forse è meglio misurare le parole. Ora torni nel palazzo con i due bang davanti che ti dicevano che non potevi entrare e si dovrebbe sbloccare il clan Centurio, se non sbaglio. Ok. Devi anche acquistarla, qui tecniche e magie si comprano. Ok. Il primo piano è riservato ai soldati. L'ha deciso quello là, l'ultima schiappa dell'esercito. Chi ti ha detto di salire, eh? Qui è tutto riservato ai nostri soldati. Ma che è? Allora, andiamo dove ha detto Bear, per il coso delle licenze, 2 secondi, e poi andiamo a fare questa piccola caccia se ci arriviamo in mezz'ora, non so se ci riusciamo. Allora, vi datemi la mappa, ok, devo andare lì, ma era qua sopra. Qua. Vediamo, No, queste le licenze, le i gambit, scusate. Qui non c'entra una bene amata. Dov'era sto coso? Non lo sto ricordando. Forse qua. Forse giù. Ah, forse quella là con... No, scudo, spade, magie. Non mi sto ricordando dov'è. Bear, aiutami. Qua ci sono le magie che non possiamo comprare, suppongo. No, no, ora sì. Aspetta, Il padrone è indaffaratissimo, deve preparare il banchetto per il console. Se vuoi sfruttare al massimo la magia, allora devi stare attento a quei mostri, gli elementi. In genere sono tranquilli, ma reagiscono prontamente alla magia e attaccano, hanno una potenza magica da far paura. Eh già, camminando si recuperano MP, ma perché è una cosa che proprio non mi so spiegare. Benvenuta alla magicheria. Ah, Lux, energia, fire and slow. Perfetto, va bene. Cosa che per ora non possiamo fare. Vedi il rombo arancione dall'altra parte. Ok, dall'altra parte del rombo arancione. Quindi, ok. Ci sono. Andiamo al rombo arancione. Allora stavo andando giusto, mi ricordavo bene. In realtà. Allora, qua c'è il rombo arancione. Da questa parte no. Rombo arancione è qua, quindi dall'altra parte, ok, da quell'altra la banda qui. Non parlo con nessuno perché già ho parlato con tutti, qua ragazzi. Ah, eccolo qua, perfetto. Ehi. Ah, ecco, vedo che hai il diario del clan. Cosa ci fai ancora qui? Entra, mi sembra uno nuovo. Informati bene. Dai, forza, cosa aspetti? È bellissimo questo Muguri. Sei nuovo? Mi chiamo Bansat e sono un cacciatore, felice di conoscerti. Cosa ci fai qui? Non è un posto per bambini questo.
Ecco dove trovi il resto delle missioni secondarie di caccia. Mont Blanc. Esatto, me lo ricordo questo Mont Blanc. Mi sa che spunta anche nei Tactics, mi sa. Lui, per lui è diverso. Sia suo padre che sua madre erano cacciatori. Eravamo molto amici. Poi un giorno sono partiti per eliminare uno dei più feroci cercati, è Monid, il terzo waifu mio. E li vendicherò, stanne certo. Da allora non faccio altro che raccogliere informazioni su quel ricercato. È per questo che sono qui. Ed è una cosa seria, molto seria. Guai a prenderla come un gioco. Tactics Advance, esatto, esatto. Me lo ricordo perché ci ho giocato al Tactics Advance e mi ricordavo questo essere immobile. Sei nuovo, Kupo? Ti do un consiglio allora. Controlla sempre gli annunci per tenerti aggiornato sulle ultime novità. Gli annunci sono gli stessi in ogni bacheca, quindi basta cercare quella più vicina ed è fatta, Kupo. È stato Tomage a presentarti al clan, vero? Scommetto che hai fatto finta di non sapere dov'è la sede, così? Eh sì, perché trovare la sede è una delle prove da superare per diventare membri del clan. Cosa devi fare ora? Dipende da te. Scommetto che non sai neanche da che parte si impugna una spada. Cerca di non infangare il nome del clan e di non sbucciarti le ginocchia. Ti picchio. Ehi. Ora ci parliamo con Mont Blanc. Tanto vediamo questo. E cos'è sto coso? Ragazzo, sei appena arrivato, mi chiamo McEnroe. Lieto di riconoscerti. Io non sono come gli altri, non partecipo alla caccia. La specialità è raccogliere informazione. Quando vuoi sapere qualcosa, se ricercati, sai chi rivolgere. E quindi? Vuoi sistemare pomodoro smarrito? Lo trovi nel deserto est di Damasco. Per arrivarci, esci dalla porta e poi segui verso nord-est. Senti, a proposito del rango del clan, quando salirà... Salirà quando avrai eliminato due ricercati ottenendo 700 punti. In bocca al lupo. Dimmi, volevi sapere qualcosa? Io sono Caroline, cacciatrice del clan Centurio. Volevo mettermi alla prova, per questo sono qui. Il clan fornisce tantissime informazioni su dove trovare i ricercati. Bene. E tu chi sei? Uno nuovo, eh? Mont Blanc è il fondatore del clan, quindi comportati come si deve. I nostri compiti sono accettare i mandati e raccogliere informazioni sui ricercati. Bene. Mont Blanc. Kupo? Non mi sembri una faccia conosciuta. Sei un cacciatore? Benvenuto nel clan Centurio. Io sono Mont Blanc, il fondatore. Piacere di conoscerti, Kupo. Il nostro clan è molto selettivo, Kupo. E il tuo esame di ammissione è appena finito. Il risultato si sa subito. Superata a pieni voti. Oh oh. Qui troverai informazioni sui ricercati che non compaiono nelle altre bacheche, Kupo. Si tratta di casi particolarmente urgenti o speciali. Intanto io compilo i documenti necessari alla missione al clan. Farò in un momento, Kupo. Kupo, dimenticavo. Ora che sei uno dei nostri, puoi servirti anche nell'emporio del clan, al Bazar Mizir. Faccio il salto, Kupo. Ho quasi dimenticavo. Le magie e le tecniche che apprendi nelle scacchiere ti torneranno molto utili durante la caccia, Kupo. E se stai pensando di fare delle modifiche alla scacchiera di qualcuno, Kupo, allora sei davanti al muro giusto. Buona caccia, Kupo. Ma sei carinissimo. Datemi un peluche di Mont Blanc. Lo voglio. Ok, fatto questo, usciamo e meniamo un po' di mazzate. Direi che è arrivato il momento di menare un po' di mazzate. Un po'. Allora andiamo da questa parte, tagliamo. Ehi, ok. Time to menade mazzate, perché mi sa che non possiamo comprare una d'erbola di niente, perché quanti abbiamo di gil? Ah, ci sono anche i passi. Che cosa serve il contatore dei passi? 149 gil non ci deve fare niente. A cosa serve il contatore dei passi? Già ne ho fatti 3000, cioè praticamente ho esplorato ogni anfratto di sto posto. Poi ovviamente ragazzi un po' di allenamento lo farò anche off camera, perché sennò ci perdiamo di casa. Come vedete già l'esplorazione prende un sacco di tempo e devo dire che per il momento mi sta garbando parecchio. Ci devo solo prendere un po' la mano, ma per il resto è molto molto bello. Allora. 執政官閣下の着任式典のため特別警戒中だ。
許可のないものを通すことはできん。へえ、困ったな。今夜のパーティーを仕切ってるミゲロさんから執政官をもてなす料理に使う大事な食材を受け取ってこいって頼まれてるんだけど、ほらこれミゲロさんの伝票。あんたのせいで料理が間に合わなかったら執政官って人も怒るよな。ま、俺には関係ないけど。あの方が、そんなつまらんことで機嫌を損ねるものか。仕方ない、さっさと通れ。じきにこの門も封鎖するからな。Sbaglio o Van li percula tantissimo? Sbaglio o li percula troppissimissimo? Non vedi che sono tutti in fila? Se vuoi entrare mettiti in fondo, chiedi al soldato che chiude la fila. Vabbè, questo dice la stessa cosa. Aspettiamo che facciano i controlli. Se vuoi entrare mettiti in fila, speriamo di finire in fretta. Non dovrebbe arrivare più nessuno, questa sarà l'ultima fila. Vuoi passare? Allora accode. No. Grazie. Quando la porta sarà chiusa non si potrà davvero più entrare, per nessun motivo, devo per forza farcela adesso. Non vorrai passarmi davanti per caso? Mettiti in fila come gli altri. Penso che questo dica la stessa cosa dell'altro soldato. No. C'è un salvataggio! Ormai non c'è più la fila di prima e di gente non ne arriva più. Ancora poche persone e i controlli finiranno. Adesso vado anch'io, non voglio mica restare chiusa fuori. Ok. Non si entra finché non hanno ispezionato ogni bagaglio. Questo proprio non ci voleva. Sono appena arrivato dal deserto e sono sfinito. E se lasci la città, sta attenta a quella brutta bestia a forma di pomodoro. È su un poggio appena entrati nel deserto. Ok. Quindi è vicinissima, praticamente mi stanno dicendo a gran voce, la salviamo. Ero con degli amici e hanno bloccato solo me. Tu sei appena uscito, vero? Non è che un manga ti ha dato qualcosa per me? In realtà non me l'ha data però. Quindi che cosa devo dire? No, ti sbagli, non mi ha dato niente, peccato, ci speravo. Quindi posso rientrare ed uscire? Vabbè, mi fanno rientrare ed uscire? Di solito qui si può prendere il Chocobo, ma oggi non c'è nessuno per via della cerimonia. A proposito, sta per cominciare, tra poco non si potrà più entrare. Chissà se mi lasceranno passare? Ok, perfetto. Allora ora entriamo due secondi, parlo con questa. Appena ho saputo che avrebbero chiuso le porte, ho fatto una corsa, giusto in tempo. Allora, andiamo a prendere... Salviamo. Quando salviamo? Finché non fa il pomodoro puoi registrare... Ok, perfetto. Fino a quando non facciamo il pomo. Lo metto in fila, grazie. Ah, devo aspettare proprio... Cioè, veramente? Mi fanno aspettare così? Non ci posso credere, lo fanno fa per davvero? Cioè, devo aspettare proprio la fila? Mi ha detto tutto il mio collega, vuoi passare? Sì, grazie. Dove sono le cose per il banchetto? Fatti i tuoi, sbrigati a passare. Questa è una cosa bella perché ti mette proprio nel mood. Devi aspettare la fila. Bello. Allora, era vicino a questo qua, era. Vengo dal deserto est e sono riuscita ad entrare per un pelo. Il mio amico invece è ancora alla porta est. Se esci potresti darti una cosa da parte mia, ma volentieri. Allora mi raccomando, è per il banga che è fuori. Per la porta est prendi la scala più accanto. Non approfittartene solo perché non ti controllo. Va bene. Non posso sbirciare che cos'è questa consegna, vero? No.
non possiamo ispezionare più di così. Sì, voglio passare. Fatemi passare il banchetto. Ero con degli amici e hanno bloccato solo me. Tu sei appena uscito, vero? Non è con Manga che ha dato qualcosa per me? Sì, ecco. Grazie mille. Sei andato nel deserto? Stai andando nel deserto? Può essere più pericoloso di quanto credi. E se ti senti debole, prendi i provvedimenti. Potresti anche essere colto di sorpresa. Io ho appena fatto una brutta esperienza, no? Ok, una volta fatto questo, quindi grazie ancora. Adesso so come fare. Mentre aspetto, posso rientrare, vediamo se ci danno qualcosa, se ci dà qualcosa il manga lì. Vediamo se ci dà qualcosa lui e poi andiamo a fare un po' di allenamento. Mi sa che il pomodoro non riusciamo a farlo. Allora, hai consegnato quella cosa al mio amico? Per la porta est prendi la scala più accanto. Sì che l'ho consegnata la cosa al tuo amico. State prendendo in giro? Ah, è finita così, non mi danno niente? Vabbè. Io pensavo in una ricompensa, ho detto dai! Vabbè. Ok. Io mi dissocio, anche io mi dissocio sinceramente, perché scusami, io ti faccio un favore, è chiaro e lecito ricevere una ricompensa. Dico io. Se vuoi scateno la vendetta della mistress. Vabbè, figurati. Allora, facciamo un po'... Usciamo. Deserto est di Dalmasca. È la prima volta che io esco da questa città e quindi adesso sono blind, ragazzi. Oddio. Il deserto di Dalmasca est. Un ringraziamento non è abbastanza? No. No. Una ricompensa è duopo in un GDR. Ush baby, sta dormendo. Ma è un cactus? Mini cactus. Ma perché? Dov'è quello B? Ah, là dietro. Ok. Bastardo. Ok. Un geolite. Non so che cosa mi servirà il geolite, ma speriamo a qualcosa di buono. E... oddio. Ush baby. Ai, questo fa più male. Ok. Okay. Mi sta divertendo, ragazzi, vi devo dire sinceramente. Mi sta divertendo. Non è così difficile il combattimento. Basta frutto di cactus. Ok. Basta allontanarsi quando si può. Ok. Non si avvicina di nuovo. Sì, vabbè, quello l'avrei evitato comunque, ragazzi. Sono così stupida. Ho trovato un antidoto. Io devo capire dove si trova sto pomodoro, perché se troviamo il pomodoro noi possiamo stare tranquilli. Qua c'è qualcosa. Yay. Carino il fatto che nell'overworld ci siano degli oggetti. Molto caruccia come cosa. Qua ci sono. Ush, baby. Ah, là c'è il pomodoro. Ok, ora lo ammazziamo, ragazzi, e finiamo la live, eh?
anche se io perderò un pochino di tempo a giocare, nel senso ad allenare Van. Ok, ho raggiunto il livello 2. Oddio. E status. Quanto ci vuole per il livello 3? 113. 113 presi a... Allora, io userei una pozione. Poi attacco. Ok, ehi. Il fatto che non c'è un modo per pararsi mi irrita però, eh. Ma 9 di exp alla volta non so quanto sia facile, eh. Sono pochini 9 di exp alla volta. Sono veramente pochi. Arrivi al 99 qui col suo istinto di farming, sì, potrebbe anche darsi, ma cerchiamo di fare qualcosa di buono. Ok, magari arrivare, non dico tanto, però non penso che si arrivi nemmeno al 5 qua. Penso. Cioè sto è troppo poco exp ti dà. Ah ok, così si schiva allora. Non penso proprio che ci possa arrivare. Che cos'è sta roba? Cos'è sto robo? Un cocatoris! È un pollo! Un pollo! Che fa anche male! È anche resistente! Merdaccia! Questo da 15, allora sì, allora è più facile. Però devo prendere un'altra pozione. Arriviamo a livello 3 e battiamo. Hai visto che compare il coso catena? Sì, però devo capire come si sfrutta sto coso catena, sinceramente. Allora, aspetta, forse... Ah, lo devo usare proprio nell'overworld. Ah, posso usare ruba? Vediamo se rubo qualcosa. Una pozione, ok, va bene, mi sta bene. Vediamo se non muoio. Sto studiando tantissimo. Ancora sei vivo? Maledek? Ok. Oggetti, poziona. Ok. Più è alto il valore catena, più si riceve drop rari da quel nemico. In pratica, se ammazzi lo stesso nemico più volte, aumentando la catena aumentano le probabilità di quantità e di qualità e bottini. Questo è molto interessante. Mediata. Qui c'è qualcosa che ci può dare satisfaction. 22 guild. Schifo non fanno 22 guild. Perfetto. Questa musica di pericolo però non la capisco. Cioè, non è una musica da esploro. Lo vedo un po'... Già c'è qualcosa. Ah, ok. Là c'è qualquadra. Ho visto un... coso. Dinosauri non ne sto vedendo fino ad ora, quindi siamo... Oddio, ora sì! Ora l'ho visto il dino. Ah, ma spawnano, ok, rispawnano loro.
rispawna. Rispawnano loro. Cosa sta succedendo qua? No, ok, no. Andiamo via. Sto coso sta dormendo. Ok, se... ah, ora lo sciottiamo questo. Quanto manca? 29, facciamo il livello 3, andiamo dal pomodoro e finiamo la live. I nemici con la vita verde sono pacifici, almeno che non attacca. Perfetto, ottimo. Ottima cosa. Quindi loro sono pacifici, non attaccano se non vengono attaccati. Però noi, siccome siamo delle persone brutte e cattive, noi siamo delle persone terribili e li ammazziamo. Mi dissocio ovviamente, non maltrattate i mini Gyarados, per favore. 3 consecutivi, ok, questa è la catena, quindi questo 3 consecutivi mi dice ne ho ammazzati 3 di Gyarados consecutivi, quindi più vado avanti più vanno. Però per il momento non voglio fare catene, voglio farmare. Ok. Ok, level up. Quindi ok, vediamo. I nemici con la vita verde sono pacifici. I nemici con il nome rosso minimo 2 livelli più alti di te. Gialli 1 e blu sono al tuo livello più sotto. Perfetto, grazie Xans. Questo è ottimo. Ok, siamo arrivati al livello 3. Quindi io direi che possiamo provare con lui. Andiamo, proviamoci. Ciao pomidoro. Voglio provare, aspetta, voglio provare a rubare. Rubami un sasso. Non possiede niente. Ok, va bene, attacca. Vabbè, abbastanza fattibile comunque, pensavo peggio. Ma è carinissimo sto robot. No, non dirmi che ti devo seguire. Cacchio. È più lunga di quanto pensassi questa quest. Allora, ovviamente boss ricercati. Non ho visto il nome del dino, quindi ora vediamo. Ovviamente i boss ricercati e super ricercati non hanno il colore del nome. Manco scan può farti vedere il livello. Va bene, ok. Vabbè, questo mi sa che è al mio livello comunque. Non mi toglie tantissimo. Dove cazzo ora sei finito qua? Vuoi morire? Oddio, meno male che l'ho evitata tutta. Ok. Fine della caccia, ok. Ah, ovviamente con ruba se dice non possiede niente allora non ha più nulla da rubare. Sì, questo l'avevo intuito, grazie. Are? Garubana janai ka. こんなところで咲くなんて珍しいな。用事も済んだし帰ろっか。È tenuto un filo di galbana. Ah, ok, quindi fino a quando non mi dice mancato significa che comunque lo prendo nel grugno. Voglio vedere che nome ha il dino. Ma è verde la cosa del dino. Vabbè, intanto torniamo indietro, va. Ha preso esperienza Van? No, non ha preso esperienza.
non ha preso esperienza, quindi torniamo a retre. Ammazziamo questo, tanto possiamo, ce lo possiamo permettere. Ok, questo è bloccato, quindi non mi ha preso. Ok. Ok. Tutto estremamente chiaro. Madonna, quanto si farmerà. Sisto Dino è pacifico, non deve attaccare il Dino, ma il nome lo può vedere. Vabbè, ora lo vediamo. Intanto salviamo. Abbiamo 10 minuti, quindi andiamo a esplorare questo Dino Mammoth. Che nome abbia. Recuperiamo ovviamente un pochino di robe. Voglio salvare ovviamente. Direi che abbiamo anche fatto abbastanza per questa live, quindi la prossima live ci sarà il banchetto. Pensavo di arrivarci al banchetto, ma l'esplorazione mi ha tolto un sacco di tempo. E non me ne dispiaccio, perché è stata una bella esplorazione di Ravanastre e del mondo di gioco. Allora, andiamo a fare man bassa di mostri. Voglio fare man bassa di mostriciattoli. Due colpi. Allora, controlli, ci dovrebbe essere un tasto che le fa far aumentare la velocità di gioco. No, questa è fuga. Ah, ok. Questo. Oh, non lo sapevo. Comunque c'è anche un tasto che accelera il gioco, appunto. Bellina questa cosa, bellina. Dino? Non lo vedo il nome del Dino. No, per te non ci va, ragazzi. Va solo a per due, per me. Vediamo se non ci muoio con la velocità per due. Ok. Ah, questo è comodo per la, per l'allenamento sicuramente. Ok. Però mi stanno ammazzando a 3-3. A 3-3 mi hanno quasi ammazzato, quindi non va bene fare questa velocità così. Là c'è un oggetto. Là c'è un oggetto. Vabbè. Madonna, che tega. Frutto di cactus, prendiamo questo oggetto. Vedo che sono molto nascosti gli oggetti, quindi mo vedremo. Beh, un wheel ho trovato, wow. Qua c'è un altro oggetto. Coda di fenice, perfetto. Si dovrebbe chiamare Ferosauro, sì, si chiama Ferosauro. L'abbiamo visto prima. Qua c'è qualcuno? Non è curiosa. Ah no, però vado da un'altra parte. Devo rimanere qua, ne. Beh ragazzi, beh, che dire, andiamo a curarci innanzitutto, che mi sa che qua se non ci crepiamo. Guarda quanto è maledetto. Vabbè, l'hanno voluto loro ragazzi, l'hanno voluto loro. E Mari. No,
l'hanno voluto loro, io non ci posso fare niente. Vogliono morire, facciamoli morire. Menaglie, vanno, menaglie. Però il fatto che non posso allontanarmi abbastanza in fretta mi disturba. Deve aprire il menu di attacco. Si dovrebbe, vabbè, sì. Vedo che gli oggetti sono molto nascosti. Aspetti di vedere certi screen. Oh, va bene. Molto bene. Direi che l'esplorazione, l'exploro è una parte veramente importante del gioco. 127 ancora per superare il livello. Ci vuole tanto. Faccio un altro oggetto. 13 quill. Stiamo farmando un po' di quill. Ok, va bene ragazzi, io direi che ci possiamo fermare esattamente qui, né? Quindi possiamo entrare qua, salviamo un'altra volta. Io non entrerò in città, al massimo posso un po' allenarmi fuori. Non so effettivamente se riusciamo ad arrivare almeno al livello 5, perché appunto danno poco, quindi non so effettivamente fino a che livello si può farmare qua fuori. Come curva di livellaggio qua è un pochino bassa. E per il resto, prossimo sabato vedremo questo banchetto, andiamo a consegnare, diciamo, la testa del nostro pomodoro smarrito al signor, non mi ricordo manco come si chiama, Tomage, perché c'è il pomodoro Tomage, capito? Questi giochi di parole bellissimi. E niente, noi ci rivediamo sabato prossimo. Vi ringrazio per avermi seguito in questa nuova esperienza, perché per me è una nuova esperienza, come vi ho detto. Spero di poterla portare a termine al 100%. E per il resto, ragazzi, grazie ancora per essere rimasti qui con me. Ci vediamo sabato prossimo, passate una buona serata. Un bacio a tutti, ciao ciao!